Bene, l'estate sta finendo, ma i nostri consueti appuntamenti della polisportiva Messina di Fiume alla Guardia continuano. Ed oggi abbiamo un ospite d'eccezione, l'architetto Pino Falzea, presidente del Consiglio degli Ordini degli Architetti di Messina, è qui con noi per fare una chiacchierata sulla bellezza del territorio, sull'importanza e la valorizzazione di questa Messina, tanto dilaniata, ponte a parte, architetto. Cosa ci racconti? No, parliamo di altro, credo. No? Parliamo della bellezza, parliamo intanto delle cose che io unisco. No, io invece vorrei parlare invece subito dell'architetto Falzea, che è un'istituzione. Che mi hai bloccato perché, tutto. Perché la prima domanda è: ma da quanti anni lei è responsabile del settore architetti naturalmente a Messina? Da parecchi anni. Io sono stato dal 2010, sono presidente dell'Ordine degli Architetti, poi ho fatto un'interruzione dal 2013 al 2017 e poi sono ritornato. Perché non possiamo fare più di due mandati consecutivi di consigliere dell'ordine. Ora finiamo. Andiamo a finire, lasciamo spazio ad altri, okay. Ci occuperemo di altri. E allora parlavamo di bellezze naturali, della città e il futuro di questa città che passa. Anche la valorizzazione della bellezza. L'architettura e il vostro lavoro. Noi viviamo in un luogo, lo diciamo sempre, straordinario, no? dalle potenzialità infinite, che vive un periodo di declino economico, declino in generale. No? La misura è quella della perdita di abitanti che avviene ogni anno, no? Perdiamo circa 3.000 abitanti l'anno. Ed è un dato che è allarmante, no? È un dato che alla fine porterà anche il territorio a perdere funzioni, no? Se si perdono abitanti, piano piano si perdono funzioni. Noi abbiamo il dovere, come anche classe dirigente, tra virgolette, di questa città, di dare suggerimenti, impulsi per vedere di invertire questa tendenza. Questo trend. Ma si può fare proprio perché viviamo in un territorio che ha potenzialità immense, no? Magari non siamo stati attenti a valorizzarle per come si sarebbe dovuto fare. Ma lo possiamo sempre fare, ci siamo in tanti che ci occupiamo delle questioni relative alla città metropolitana, al territorio in generale e cerchiamo di aprire dei riflettori su aree che possano poi attirare l'attenzione non soltanto di chi abita nella nostra città ma anche di chi viene da fuori, certo, no? I turisti. Perché è quello che dobbiamo Pino fare. Pino Falzea. L'architetto interprete del territorio, ok? Quindi anche un ruolo sociologico, direi. Ecco, tutto questo come si può coniugare in un contesto particolare come quello di Messina? Cioè, quanto può essere rilevante il rapporto con le istituzioni, ok? No, il rapporto con le istituzioni è fondamentale. Noi siamo istituzione, no? L'ordine professionale è un ente pubblico. Dialoghiamo con le altre istituzioni perché soltanto assieme si può programmare il futuro di un'area, il futuro di un territorio. Da soli si fa poco, no, si possono dare stimoli, però assieme, se lavoriamo insieme, possiamo dettare il cambio di passo. Noi per esempio abbiamo suggerito al sindaco sulla questione ponte, per esempio, no, di creare un comitato interistituzionale che potesse monitorare tutto ciò che avviene, dare suggerimenti e fare proposte, no? Perché il territorio, la modifica del territorio la dobbiamo governare noi, non la possiamo lasciare ad altri, no? Perché una grande infrastruttura come quella, con tutte le opere a terra connesse che valgono quanto il ponte dal punto di vista dell'investimento economico, possiamo portare una città totalmente diversa, che può essere interessante o danneggiata da questi lavori. Noi dobbiamo fare in modo che possa essere valorizzata da questo tipo di intervento. Allora, la vicenda ponte naturalmente è molto delicata, perché ci sono i pro e i contro e spesso non sappiamo nemmeno cosa diciamo. C'è stato un periodo che se eri a favore del ponte è perché votavi Berlusconi, viceversa non eri a favore, ecco, io penso che non è questo il modo di valutare le cose. Allora, io vorrei fare due interventi, il primo, che però mi anticipa quello successivo, che riguarda anche il ponte. Domando all'architetto Falzea, visto che tutto passa dal diritto, sono le leggi che sovrastano i nostri lavori, lei è soddisfatto delle leggi che regolano
il suo lavoro e anche quegli scambi, quegli interventi con le altre istituzioni, o ci sarebbe da rivedere tante cose? Noi non siamo soddisfatti, tant'è che spesso me l'immaginavo. Il lavoro che facciamo noi è quello di proporre modifiche legislative o nuove leggi. Vi faccio un esempio: il codice degli appalti, che è stato approvato in Italia, il nuovo codice degli appalti, in Sicilia nel recepimento siamo riusciti a modificarlo, proponendo quelle modifiche che poi abbiamo difeso anche da una possibile impugnativa del Consiglio dei Ministri, non è stata impugnata ed è immediatamente operativa. Sono state delle modifiche che tendono ad allargare il mercato, ad aprire il mercato delle attività di progettazione e di direzione dei lavori ai giovani. Oggi, per esempio, in Sicilia non si può fare in Italia, ma in Sicilia sì. Un giovane può partecipare a un concorso di progettazione internazionale e aggiudicarselo anche se non ha curriculum, anche se non ha fatturato, anche se non ha dipendenti. In Italia questo non può succedere. Poi, per assumere l'incarico, si deve costruire i requisiti. È lui che si va a cercare dei partner che possano collaborare con lui, non il contrario. Noi lo abbiamo sostenuto facendo un esempio. Renzo Piano ha vinto il progetto del Boburgo, del Centre Pompidou a Parigi, nel centro di Parigi, quell'edificio straordinario e rivoluzionario all'epoca, quando aveva 29 anni, insieme a Rogers, avevano 29 anni entrambi e hanno fatto un'opera straordinaria. E quindi lavoriamo in questo senso. E poi nel settore del lavoro privato non siamo soddisfatti per un motivo semplice. Col decreto Scia, tra virgolette, di diversi anni fa, si sono trasferite delle competenze che erano tipiche della pubblica amministrazione ai professionisti privati che lavorano, ai liberi professionisti. No, noi facciamo i progetti e poi dichiariamo noi sotto la nostra responsabilità che il progetto è adeguato alle norme vigenti. È il sistema anglosassone, che però lì funziona bene perché è una legislazione molto semplice. Insomma, ci sarebbe molto da rivedere. Da applicare e non da interpretare. Se questa legge invece deve essere interpretata, comincia a diventare pericolosa un poco per tutti. No? E allora quindi non siamo soddisfatti. Certo, ma quindi ai giovani, che giustamente è un mondo bloccato, che hanno delle difficoltà, che intraprendono questa carriera, quale può essere il messaggio di un professionista di esperienza come Pino Falzea? Intanto il messaggio che io do ai più giovani è di confrontarsi sempre e partecipare ai concorsi di progettazione. Ok, quando, che è importante questo, sì, per noi in questa anche trasmissione. Io ricordo un intervento di Massimiliano Fuxas al congresso mondiale degli architetti di Torino, poi abbiamo avuto ospite qua anche quest'anno, Fuxas, ed inverno ad Agrigento, ha detto una cosa: dovete fare i concorsi, riferito ai giovani. Perché se li perdete non vi dovete demoralizzare. Diceva: io per vincerne uno ne ho dovuti perdere 100 prima. Ovvio. Okay. Queste sono. Quindi bisogna mai perdere le speranze. Mai perdere le speranze e puntare sulla qualità. Perché la qualità è quella che cambia il mondo. Torniamo alla città del futuro, sì, al territorio del futuro. E qui naturalmente ci sono le problematiche anche legali, perché da una parte dobbiamo rispettare quello che è il patrimonio artistico, il patrimonio storico. Dall'altro lato c'è quel dato delle 3.000 persone in meno all'anno che ci sono, quindi case sfitte, situazioni nuove. Ma penso che anche in Giappone vanno a rispettare le tradizioni, a rispettare la storia di quel paese, eppure siamo di fronte a un Giappone che vola, e ci sono i treni più veloci del mondo, e c'è architetture pazzesche, super, super moderne. Allora mi spiego, perché non si riesce in Italia a fare qualcosa di simile? Non dico come in Giappone, faccio un esempio. Case vecchie, stirrupate, lasciamo perdere quelle quattro che la sovrintendenza blocca, ma abbiamo dei ruderi. Perché non si pensa a buttare giù questi ruderi, fare palazzi nuovi, ma anche dei parchi, anche fare respirare la città? Perché non succede questo? Allora, lo dico da cittadino, no, ecco, non da addetto ai lavori, perché chiaramente... È innanzitutto una questione normativa, anche culturale, ma è principalmente normativa. Certo. Noi, e qui di nuovo il nostro ruolo, noi siamo riusciti a fare modificare una norma in tutta Italia, dall'Ordine di Messina e dalla Consulta regionale degli architetti siciliani. Abbiamo fatto una proposta legislativa. A proposito, perché sei anche componente o presidente della Consulta regionale degli architetti siciliani, quindi anche questo è un ruolo. Questo ruolo. Diciamole queste cose, sottolineiamole. E per poter fare attraverso le procedure della ristrutturazione edilizia, le demolizioni e ricostruzioni, modificando sagoma, volume
anche nelle aree vincolate, a condizione che possa ottenere il parere favorevole dell'ente preposto alla tutela del vincolo. C'era un blocco in questo senso. Infatti. Che non ti permetteva di utilizzare bonus edilizi, agevolazioni che esistono, certo, nel campo delle ristrutturazioni. Oggi con questa legge che è stata modificata si può fare. E al solito la legge, noi l'abbiamo proposta, era stata scritta in una prima versione ed applicata male, perché poi sempre qualcuno vuole scrivere una cosa in più per dire l'ho fatta io, ma cerchiamo di farlo in maniera semplice. Siamo abituati a queste cose purtroppo. Però oggi si può fare. Ma io naturalmente la domanda di rito che devo fare prima di concludere il nostro colloquio, il nostro dialogo, questo confronto, è una domanda che faccio sempre. Il sogno nel cassetto di Pino Falzea? C'hai un sogno nel cassetto e se ce l'hai lo vuoi condividere con noi? O generale, che va oltre quello che lui desidera condividere con noi? No, io lo dico personale, lo dico professionale. Cosa ti piacerebbe, per carità? No, a me piacerebbe vivere in un paese in cui le cose si riescono a fare con facilità e si riescono a fare bene e si riescono a fare di qualità. Mi piacerebbe dare un contributo, cerchiamo di darlo in qualche modo, ma un contributo determinante per portare la bellezza all'interno delle città attraverso l'architettura. Ma c'è un progetto che l'Ordine sta proponendo? C'è qualcosa che possiamo evidenziare ai nostri telespettatori? Abbiamo fatto una cosa con l'autorità portuale di sistema dello stretto, abbiamo fatto un grande concorso internazionale per la riqualificazione del lungomare dal porto storico fino alla fiera. Stiamo dialogando con l'amministrazione comunale di Messina per farne un altro concorso internazionale nell'area dell'ex Silos Granai, Mercato Ittico, quell'area che in parte oggi è stata demolita. È rimasta un po' in aria. No, non è rimasta in aria. Perché vedo anche le erbacce che stanno venendo Si sta demolendo, no? Perché sono processi non semplicissimi, perché si è demolito prima quello che era più facile da demolire. Ora c'è il granaio che è tutto in cemento armato e non è facile. Certo. Poi si è riusciti a ottenere dalla regione l'area della casa del portuale, si potrà demolire anche quella e riprogettare. Quindi riqualificare e recuperare delle zone che in pratica in questo momento sono abbandonate. Noi potremmo essere, e vogliamo le demolizioni di ciò che non è di qualità, non ci dobbiamo ancorare a mantenere rispetto l'uso, ma anche passato, all'interno delle aree storiche, gli architetti storicamente i paesaggi li vogliono modificare, certo, ma migliorandoli, con la questione ambientale al centro, più tutto il resto. Mi piacerebbe ridisegnare una città straordinaria, partecipare nel mio piccolo, però come a da protagonista una città. Ho fatto una domanda poco fa riguardava le leggi, mi pare che sì, c'è qualche problema, però, ma non solo con l'architettura, io penso che in generale ci sarebbero tante cose da rivedere un po' nei vari settori. Certo, siamo pieni di leggi. La bellezza di una città, la bellezza di un territorio che rispetta il passato, ma guarda il futuro, ovviamente passa da tutte queste cose. Abbiamo un minuto l'ultimo per chiudere. Spunto, penultimo, l'area perché dello stretto, okay, quindi Messina è una sorta di conurbazione, okay, di quello che potrebbe essere la valorizzazione del territorio collegata quindi a Reggio, lo stretto, che poi ci vede in prima linea. Come l'architetto Falzea vede questo prospetto, questa visione? No, la città metropolitana dello stretto, certo, non deve essere un sogno. Noi dobbiamo sognare, però con i piedi per terra. Esatto, dobbiamo, certo, fare in modo che le cose si possano, dialogare, si possano realizzare attraverso il dialogo, la collaborazione, il contributo e il confronto, perché due città metropolitane che si uniscono e si mettono assieme raddoppiano il numero di abitanti, quindi acquisiscono una forza che è molto maggiore rispetto ad una città isolata. E poi abbiamo questa grande piazza che è lo stretto, che è una cosa straordinaria, unica al mondo. È una piazza che ci deve unire, non è che può continuare a dividerci. Insomma, detta in altre parole, vorremmo vedere il tifoso del Messina e quello della Regina a braccetto. E lo sapevo che tu tiravi in mezzo, sport. Culturalmente c'è anche questo, naturalmente. Beh, ma anche all'interno di una stessa l'ultima città battuta, ci sono le varie... L'ultima battuta, il ponte. Sì. Parliamo di questa cosa... Io non amo parlare degli assenti, preferisco parlare dei presenti. Ed è da una vita che se ne parla. La vostra posizione. Allora, cosa ne pensano gli architetti? Gli architetti non sono né pro né contro il ponte. C'è libertà, c'è democrazia. No, nel senso che ci sono tanti architetti che sono favorevoli e tanti architetti che sono contro. Quindi non c'è una linea. Ecco. Noi che cosa diciamo? Diciamo che c'è una legge. Questa legge prevede la realizzazione di quest'opera.
di questa infrastruttura, okay, secondo il progetto del 2011. Quindi o si cambia la legge, qualche domanda cambia, oppure noi abbiamo il dovere di andare da avanti, classe dirigente di questo, certo, di questo territorio, di fare in modo che se quest'opera si fa, perché ottiene tutte le approvazioni, non è detto che le ottenga, dovrà prima ottenere l'approvazione dal punto di vista sismico, dal punto di vista ambientale. Quando otterrà tutte queste anche questo chiarimento, grazie, dobbiamo, sottolineiamolo, ecco, quindi ci sono tanti, ci per, sono tanti iter. 30 secondi che abbiamo finito. Dobbiamo fare in modo che quest'opera diventi di straordinaria utilità per il territorio, per la città metropolitana di Messina. Allora dobbiamo rivedere l'architetto Pino Falzera, perché questo, beh, è, questo in fila, è un discorso chiaramente un, che andrebbe un ragionamento importante. Noi lo ringraziamo per questo contributo. Grazie Pino Falzera, buon lavoro. Grazie a voi, tutto, grazie a voi. Jenny, grazie alla Polisportiva che al solito ci ospita. Adesso il clima è un po' diverso, è settembrino, la scuola sta iniziando. Grazie a tutti, appuntamento a martedì prossimo con la penultima puntata di questo ciclo estivo, chiamiamolo così, di Circus. Grazie, arrivederci.